Ben ritrovati, la notizia di oggi è il blitz anticamorra che è stato portato a termine nel Casertano con 14 arresti. Si è scoperto che c'era un boss, Antonio Mezzero, che era pronto a ricostruire alcune fazioni del clan dei Casalesi dopo 23 anni, pensate, passati in carcere. Questo progetto però è stato sventato dalle forze dell'ordine, dal blitz appunto dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Caserta. L'inchiesta era coordinata dalla DDA di Napoli. 14 dunque gli arresti, le indagini erano state avviate nel settembre 2022, sono state concluse nel giugno 2023 e hanno permesso di documentare quelle che erano le attività che hanno coinvolto affiliati al clan camorristico appunto dei Casalesi, particolarmente attivi nei territori di Grazzanise, Santa Maria La Fossa, Vito Lazio, Capua, Sant'Ammaro, Santa Maria, Capovetere, Casal di Principe e anche nei comuni limitrofi. Tra i destinatari del provvedimento spicca appunto questo storico appartenente al gruppo Schiavone, Antonio Mezzero, che è scarcerato a luglio 2022 dopo un lungo e ininterrotto periodo di detenzione iniziato nel marzo, pensate, del 1900 99, nonostante fosse sottoposto prima alla libertà vigilata e poi alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si è da subito adoperato per riorganizzare il gruppo criminale e affermare il proprio controllo sul territorio. Raffaele Sardo è giornalista di Repubblica, scrittore, conosce molto bene la dinamica camorristica nel territorio casertano, in particolare e le dinamiche del clan dei Casalesi. Ben ritrovato Raffaele, grazie per la tua disponibilità. Salve, grazie per l'invito. Allora, questa inchiesta intanto che cosa ci dice? Il clan dei Casalesi ancora non è stato del tutto annientato. Infatti, ma io credo che tutti gli addentellati del clan sono ancora tuttora vivi e vegeti, per cui ne sentiremo ancora parlare. Ecco, chi pensava che il clan fosse morto si sbagliava, perché ovviamente adesso cominciano ad uscire dalle carceri quelli che hanno avuto delle condanne, seppur lunghe, ma comunque diciamo non tanto da non uscire, ecco. Quelli che hanno già maturato i 20 anni, 21 anni, 18 anni, 15 anni, sono già usciti dal momento in cui sono stati condannati, il maxi processo dei Casalesi, ovvero il processo Spartacus, no? Quello lì che ha messo dentro un po' di capi del clan, il maxi processo non lo chiamiamo da queste parti. E quindi escono e ovviamente questi quando escono non è che vanno in campagna a zappare, a fare l'orto, a fare i pensionati, ma cercano di riprendere esattamente da dove avevano lasciato al momento dell'arresto. E questo è capitato nei giorni scorsi anche nel comune di Teverola, dove c'è stata anche un'altra operazione di un altro pezzo del clan dei Casalesi, dove anche lì è stessa dinamica. Qui abbiamo avuto questo signore Antonio Mezzero, che era uscito a luglio del 22, e lì ce n'era un altro di un altro clan, ma stessa dinamica, avevano cercato di rimettere assieme i pezzi del clan e quindi ricominciare a fare estorsione, a mettere sotto scacco gli imprenditori del territorio. Quindi il clan dei Casalesi, se non nelle forme che abbiamo conosciuto negli anni passati, ma è vive e vegeto. Ecco, chi cercava di ricostruire il clan dei Casalesi era appunto Antonio Mezzero, che hai citato, 23 anni passati in carcere e ora cercava di ricostruire questa cosca. Ma chi è questo boss? Qual è il suo profilo? Ma Antonio Mezzero è uno che è stato responsabile, tra virgolette, per diciamo, il capozona del Basso Volturno. Operava ed opera, adesso tentava di ricostruire tutto il clan e tutti gli affari nella zona tra Grazzanise, Santa Maria La Fossa, Capua, Santa Maria Capovetere, ecco, quell'area lì è. E lui è stato uno dei punti di riferimento della cosca dei Casalesi per tanti anni, e adesso è che i capi non quelli di riferimento non ci sono più fuori, e lui è diventato un riferimento per altri. E attorno a lui c'era anche questo altro signore, Pietro Ligato, punto di riferimento della zona di Pignataro, non molto lontano dalle aree in cui
di cui stiamo citando le gesta di questi signori. E Pietro Licato, tra l'altro, è figlio di un boss appartenuto al clan Nuvoletta. E a loro volta poi erano stati fidelizzati ai casalesi in quest'area, o quantomeno avevano un rapporto di non belligeranza con i casalesi. E poi, sempre all'interno di questa operazione, è citato anche un esponente del clan di Michele Zagaria di Casapesenna, Carmine. Zagaria è uno dei fratelli del boss Michele Zagaria, che è ancora al 41 bis, mentre lui è uscito e fuori dal carcere e continua anche lui a riorganizzare le file del clan. Ecco, come dicevi, i vertici del clan sono quasi tutti dietro le sbarre, ma attualmente il clan dei Casalesi come condiziona il territorio del Casertano? Ma con queste piccole, diciamo, con queste dinamiche che stanno ricostruendo questa parte della storia del clan, nel senso che rimettono assieme i cocci e ci sono vecchie leve, ma anche nuove leve che danno manforte al clan. In particolare poi a Casal di Principe, quello che è accaduto qualche mese fa è emblematico, perché lì c'era stata la vicenda del pentimento di Francesco Schiavone Sandokan, che poi non è andata a buon fine, come si è visto, nel senso che i magistrati hanno ritenuto che lui non stesse collaborando, non dicesse esattamente quello che sapeva, e l'hanno rispedito al 41 bis, mentre il figlio che era fuori, uno dei figli, Emanuele Libero, e invece è stato arrestato, perché lui è arrivato a Casal di Principe e ha tentato di ricostruire il clan. Non c'è riuscito, perché nel frattempo c'erano altri che facevano riferimento al clan dei Bidognetti e che avevano occupato tutte le posizioni dei traffici illeciti che facevano sul territorio. Per cui c'è stato questo scontro immediato tra chi voleva indietro quello che era il suo e invece chi invece aveva occupato questi spazi, che non riteneva questa cosa possibile. Insomma, hanno cominciato a volare colpi di pistola, di mitragliette, tant'è che sono arrivati a sparare nella piazza del paese proprio il giorno della chiusura della campagna elettorale, il 7 giugno. Però a Casal di Principe c'è stata una grande risposta della società civile, dove amministratori, associazioni, amministrazioni comunali che sono arrivate anche da molte altre parti a dar manforte, hanno manifestato, la Chiesa e tanti giovani del volontariato, gli scout, gli studenti sono scesi in piazza in più di 3.000 e hanno marciato da Casapesenna fino a Casal di Principe per dire no. Il manifesto infatti citava una grande frase: non vi vogliamo. Ecco, diretta ai camorristi per dire: andate via da qui, non c'è più spazio per voi in questa terra che ormai è diventata la terra di Don Peppe Diana, non più della camorra. Certo, c'è insomma, Raffaele Sardo, una società civile che reagisce, come dicevi, ci sono state tante manifestazioni anticamorra da Napoli a Casal di Principe. L'esempio di Don Peppe Diana, a cui hai dedicato anche un tuo ultimo libro, quanto è importante diffonderlo, questo esempio, il messaggio di Don Peppe Diana, soprattutto tra i più giovani che ovviamente non l'hanno conosciuto? Ma io credo che sia davvero importante. Lui ha scritto, ci ha lasciato questo documento che è un po' il suo testamento spirituale, no? Si chiama Per amore del mio popolo. Diceva: per amore del mio popolo non tacerò, ed era un documento che tuonava contro la corruzione, contro i poteri criminali, invitava i giovani a ribellarsi, la Chiesa a uscire dalle sacrestie, e cominciava così: siamo preoccupati, la camorra è una forma di terrorismo che incute paura. E quando scriveva queste parole, ovviamente sapeva a chi si rivolgeva, sapeva che intorno a sé c'era questo gruppo criminale molto forte che controllava tutto il territorio. Nonostante tutto, lui, con altri parroci della forania, ha fatto in modo che questa voce si diffondesse, questo documento mettesse radici, ed oggi ha lasciato questo monito ai giovani, alle nuove generazioni, e in molti hanno raccolto questo testimone. Tant'è che
Oggi Don Peppe Diana è ricordato soprattutto nelle scuole. Quest'anno è il 30° anniversario della sua uccisione, perché lui fu ucciso il 19 di marzo del 1994. È stato ricordato l'anno scorso a Casa dei Principi, è arrivato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a dire: avete vinto una battaglia, è venuto a spronare i giovani di Casa dei Principi. Quindi credo che questa testimonianza, questo testimone, questo testamento spirituale che ha lasciato Don Diano non solo è diventato importante per chi negli anni ha tentato di resistere allo strapotere del clan dei Casalesi, ma è un monito, anche un testimone per i ragazzi, le nuove generazioni che approcciano a questi fatti e che non conoscono tutto quello che è accaduto, ma sicuramente vogliono vivere nella libertà senza essere condizionati dalla camorra. Bene, complimenti a te Raffaele Sardo, complimenti soprattutto per il lavoro che stai portando avanti nel Casertano con queste pubblicazioni davvero molto significative, l'ultima su Don Peppe e Diana, che invitiamo i nostri telespettatori a leggere e ad acquistare in libreria. Ti chiedo un'ultima cosa, bisogna fare i complimenti alle forze dell'ordine a questo punto. Ma io credo che, diciamo, un aspetto importante di questa strategia che mette nell'angolo la camorra è dovuto proprio alla grande professionalità, alla capacità dei carabinieri, polizia, finanza, di, diciamo, di rintuzzare, di capire subito e diciamo, di ascoltare attraverso i loro mezzi investigativi, ovviamente, quello che fanno questi gruppi criminali che stanno ricostruendo i clan o tentando di ricostruire i clan. Anni fa non era così, e questo ce lo dobbiamo dire, ce lo dobbiamo ricordare anche questo come monito per tutti, perché diciamo, le mele marce erano un po' anche all'interno degli investigatori. Oggi questo aspetto è molto, molto ridotto, come in tutti gli ambienti, ovviamente non possiamo dire che è un mondo idilliaco, ma oggi carabinieri, polizia e finanza hanno al loro interno grandi investigatori, soprattutto gli ufficiali che occupano le posizioni di comando nel territorio, sono di una grande disponibilità, vanno nelle scuole a parlare con i ragazzi, diciamo, incontrano la società civile, quindi c'è un'apertura anche culturale degli ambienti degli investigatori che diventa molto importante. Credo che questo è uno dei segreti di quello che sta accadendo, perché il clan non riesce più a essere quello di prima, non riesce più diciamo, a occupare posizioni. L'acqua nella palude si sta prosciugando, ecco. Certo, e questo è un elemento molto significativo nella lotta alla camorra. Grazie a Raffaele Sardo, scrittore e giornalista di Repubblica. Oggi è una giornata di gran lavoro, ovviamente, per te dopo questa Certo. inchiesta. Ti auguro una buona serata. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Allora abbiamo concluso per oggi con il nostro Fatto del Giorno. In regia per noi Michele Urciolo. Grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.